Grazie per la presenza. Ho chiesto insomma, di svolgere questo incontro anche con il mio credo, però rimane sempre sì, con la stampa, con i media, perché siamo dentro un percorso di confronto e illustrazione di un lavoro svolto dall'amministrazione comunale in collaborazione con il piano strategico. E ho chiesto, lo dico anche subito, ho chiesto questo incontro ad un'ora anche un po' insolita per avere tempo con voi per illustrare una cosa che è anche molto articolata e molto complessa. Quindi, come dire, usciamo anche dall'abitudine, dal rituale della conferenza stampa classica, dove anche per spot, perché il lavoro che incominciamo a presentare alla città oggi è un lavoro robusto, corposo. Tra l'altro, voi ricorderete che già un po' di mesi fa, all'inizio del mandato, comunque dopo i primi mesi in cui abbiamo affrontato l'arrivo subito dell'impatto della crisi, avevamo dichiarato che abbiamo lavorato al master plan strategico. E quindi oggi iniziamo questo percorso di presentazione alla città di una traiettoria, di una direzione di marcia. E ci daremo anche il tempo per un confronto robusto. Noi faremo un iter consigliare, presenteremo il master plan strategico oggi pomeriggio alle categorie economiche, agli ordini professionali, al forum del piano strategico, quindi all'assemblea del piano strategico. Inizia un percorso di illustrazione e di confronto ulteriore con la città. Poi ci sarà un'unità istituzionale che vedrà dei passaggi nelle commissioni consigliari per poi arrivare all'approvazione del Consiglio Comunale di un atto di indirizzo che appunto assumerà il piano il master plan strategico. E ci sarà anche un'altra tappa, presumibilmente compatibilmente con tutte le sicurezze relativa al luogo che stiamo pensando, intorno al 14 dicembre verrà illustrato alla città il master plan strategico anche con delle raffigurazioni cartografiche, una mostra aperta che stiamo pensando di organizzare nel nostro teatro Galli. Quindi in uno dei grandi cantieri della città, nel cantiere della cultura, il cantiere della città. Qualche mese fa, quindi io prenderei un po' di tempo per provare a illustrarvi le coordinate del lavoro. Qualche mese fa avevamo dichiarato che volevamo appunto lavorare al master plan strategico. Perché? Dove collochiamo questa proposta alla città e per la città? La collochiamo in un'analisi di contesto che è un'analisi che ha dei punti imprescindibili rispetto ai quali chi ha una responsabilità nei confronti della propria comunità non può prescindere. Siamo in un momento di crisi, primo punto. È vecchio e superato ciò che sembrava potesse andare bene fino a pochissimo tempo fa. Non esiste più, non si tratta, come dire, di resistere. Siamo nella più grande crisi che il Paese conosce negli ultimi 60 anni e siamo in una crisi italiana dentro una crisi internazionale che io oserei dire, anzi affermo anche con coscienza, non è una crisi, è un cambio d'epoca, è un cambio d'epoca radicale. La crisi dello sviluppo economico dell'economia occidentale nasce
nel 2008 negli Stati Uniti, con la crisi dei subprime, modello della rendita immobiliare su cui si innestava la speculazione finanziaria, crolla Wall Street, la crisi dell'Europa e dell'euro è esattamente a inizio con quel battito di farfalla del 2008. Siamo in un cambio d'epoca, non c'è bisogno di scomodare Rifkin. Nel secondo Settecento le macchine a vapore sono alimentate dai combustibili fossili, cioè dal carbone. L'avvento del carbone, dei combustibili fossili, delle macchine a vapore genera i primi distretti industriali. Nascono i primi aggregati moderni, le prime città, i primi tessuti urbani, così come li abbiamo poi conosciuti negli ultimi secoli di avanti. Cosa scompare con la prima rivoluzione industriale? Siamo all'epoca della prima rivoluzione industriale. Con l'avvento dei distretti industriali, del carbone, delle macchine a vapore, scompare una società agricola commerciale. Poi, seconda rivoluzione industriale, l'elettrificazione dell'Ottocento, il Novecento con i suoi salti, l'organizzazione fordista taylorista del lavoro, l'informatica, il digitale, 2013. Noi siamo a un salto della storia, a un cambio d'epoca. Pensate che le energie che alimenteranno persino l'edilizia, persino il mattone, non si troveranno sottoterra, il carbone, ma si troveranno in cielo, il vento, il sole. Quindi noi siamo dentro una crisi che però è un cambio d'epoca. Quindi ciò che poteva andare bene anche nella nostra testa riminese fino a qualche tempo fa, oggi è vecchio, superato, non esiste. Di qui, come dire, se collochiamo la matrice dello sviluppo dentro questa analisi, e non possiamo non collocarla lì, devi anche renderti conto che devi cambiare approccio, devi cambiare sguardo, devi cambiare le coordinate della pianificazione, urbanistica, della governance. In un anno di lavoro noi cosa abbiamo fatto? Nella blocco, nella scheda che avete, avete l'ultimo blocco che è la fotografia attuale della gestione del territorio. Lì dentro ci sono delle previsioni urbanistiche, ci sono le previsioni urbanistiche del piano strutturale comunale, che prevede ad esempio qui ai prossimi anni una espansione quantificata di 525.000 metri quadri per quanto riguarda il residenziale, 287.000 metri quadri per quanto riguarda il commerciale e produttivo. Se a queste aggiungete, come dire, le previsioni urbanistiche, i numeri dei piani particolareggiati, degli accordi di programma, potete capire che la somma di quello che abbiamo già in campo è più che sufficiente a stare dentro l'epoca nuova. Se aggiungete a questo, come dire, la mole di aspettative e di carico che anche in corso d'opera, in quest'anno è arrivata, quindi la somma di quello che impianto, più ad esempio la somma delle osservazioni arrivate al piano strutturale comunale, è chiaro che se noi non ci diamo una pianificazione territoriale diversa dal passato, è un approccio diverso, noi ci aspetteremo, come dire, per i prossimi anni l'ipotesi più probabile è quella di un'ondata di aspettative che si traducono nel territorio, in palazzine, in quartieri, che poi non saranno abitati da nessuno. Sto schematizzando un po' anche per dare delle esemplificazioni di immagini, no? Se noi non mettessimo mano con forza, con decisione, a quanto abbiamo previsto e a quanto di aspettative urbanistiche e di consumo del territorio sta arrivando, beh, noi, come dire, se non avessimo detto anche in questo anno dei grandi no, rischieremmo di trovarci quartieri, palazzine intere senza abitanti, perché nessuno è in grado di assorbire
il nostro tessuto economico e sociale non è in grado di assorbire le previsioni urbanistiche in campo. Nessuno è in grado di acquistare. Ci troveremo, come dicevo prima, con una battuta, tante questure sparse qua e là sul territorio, o peggio, che è la situazione anche più reale, tanti quartieri, tante reti arancioni di quartieri, tante reti arancioni di cantieri, con il cartello sospensione lavori. Non so se è chiaro quello che stiamo dicendo, però questo è lo scenario attuale. Questo è lo scenario attuale. Allora noi, come dire, in un anno di lavoro abbiamo svolto un lavoro imponente. Io voglio ringraziare, lo vedrete nella prima slide, tutti gli assessorati, in particolare l'assessorato alla pianificazione territoriale, l'assessore Virginia Enrico, in uno dei tanti incontri che stiamo svolgendo. Un lavoro, guardate, imponente, voglio ringraziare il piano strategico, che non è mai stato fatto, non perché qui c'è, come dire, il nuovo e il vecchio, chi c'era prima sbagliato, il nuovo giusto. Non era mai stato fatto, ma che andava fatto perché i tempi, cioè il contesto di cui vi parlavo, i tempi ci impongono di essere molto più precisi, molto più puntuali. Noi dobbiamo avere un'analisi chiara del presente, che è quella che abbiamo fatto, e uno sguardo rivolto al futuro. Solo con un'analisi puntuale del presente possiamo immaginare di avere il futuro. Non si può più andare avanti, anche in Italia, e quindi anche a Rimini, a colpi di espansione singola, a colpi singoli di espansione. È cambiata un'epoca, ed è cambiata un'epoca anche nell'urbanistica, anche nella pianificazione territoriale. Ecco perché vi chiedo, capirete, insomma, non è la presentazione di un evento, di un'azione, di un progetto dell'amministrazione. È oggi l'inizio di una presentazione di un lavoro imponente che ha impegnato decine e decine di persone, di donne e uomini dell'amministrazione comunale, di donne e uomini impegnati nel forno del piano strategico, un lavoro complesso, articolato. Noi ci siamo concentrati su questo obiettivo del piano, del master plan strategico, perché è l'unico, questo lavoro così svolto, che può dare futuro al turismo e alla qualità della vita dei riminesi. Ultima riflessione su questo. Noi abbiamo un modello di sviluppo di 60 anni alle spalle che ha dato benessere diffuso, è una qualità anche di cui forse qualcuno ci ricorda da fuori, dobbiamo essere anche più consapevoli rispetto alla critica che facciamo su noi stessi. E quel modello lì, nell'analisi che facciamo, ha delle dosi di maturità che vanno aggredite, che vanno superate. Ci consegna quel modello che ci ha dato benessere anche problemi in termini di viabilità, di relazioni tra le persone, in termini ad esempio di sistema idrico fognario, in termini di qualità dell'aria, PM10. A Rimini c'è una delle più alte concentrazioni di auto e lamiere d'Italia. La maturità del nostro modello di sviluppo si incrocia con la crisi italiana e col cambio d'epoca internazionale. Allora, noi, come dire, abbiamo assegnato un'importanza fondamentale all'elaborazione del master plan strategico. Ultima riflessione, io sono stato eletto su un mandato preciso. È finito il tempo dello sviluppo quantitativo, inizia lo sviluppo qualitativo. Voglio essere molto chiaro, perché è una cosa che voi puntualmente e giustamente, devo dire, i vostri giornali, tutti, avete sottolineato. Io sono stato eletto con un mandato molto chiaro, dallo sviluppo quantitativo a quello qualitativo. Il PSC muoveva già i primi passi in questa direzione, il piano strutturale comunale. Inizia a seminare questa nuova direzione di marcia. È bene anche dire, con verità, senza giudizi alcuni, ma con un'analisi precisa e puntuale,
che il master plan strategico rifocalizza il PSC ai tempi attuali, ai tempi della crisi, ai tempi del cambio d'epoca. Non so se è chiaro questo passaggio. Noi andiamo a lavorare anche sul PSC perché lo indirizziamo col master plan strategico al futuro, concreto e sostenibile. Diciamoci la verità, per forza, noi in un anno sono cambiate le abitudini persino quotidiane nelle nostre case. Il PSC non poteva contenere in sé tutti gli elementi della nuova epoca e della crisi. Il PSC inizia nel 2007, pensate che la crisi dei subprime inizia nel 2008. Quindi noi, come dire, prendiamo la semina che ha fatto il PSC della nuova direzione di marcia, l'adozione, e, come dire, amalgamiamo quel lavoro del PSC, lo inquadriamo, lo rifocalizziamo col master plan strategico. Alla luce di cosa? Alla luce dello sguardo verso il futuro che il piano strategico, per fortuna, ha avuto. Quindi da questo punto di vista c'è stata una coerenza puntuale tra ciò che abbiamo detto in campagna elettorale e ciò che oggi stiamo facendo. Noi facciamo incrociare, i binari paralleli su cui avevano viaggiato il piano strategico, l'urbanistica tradizionale, le linee di mandato e il programma di mandato. Quindi rifocalizziamo quello che abbiamo in piedi. E oggi, come dire, con questo inizio di questo percorso, possiamo anche dire che nella storia migliore di Rimini, guardate, piccola parentesi, non so se avete letto Italia di Piero Mellini, sono delle pagine che si leggono in 3 ore, una fotografia fatta di sapori, di suoni, di luci, della Rimini del secondo 800. 1843, primo stabilimento privilegiato dei bagni, 1875, il Cursa. Beh, lì c'è quello che noi dovremmo prendere oggi come sguardo. Lì noi immaginiamo di interpretare i cambiamenti della società. Siamo stati i primi a costruire i bagni privilegiati marittimi, stabilimento privilegiato dei bagni marittimi e il Cursa, perché i riminesi di allora avevano capito che la società cambiava e avevano capito che cosa? Che c'era una borghesia europea, una nobiltà mitteleuropea che cominciava a viaggiare. Noi abbiamo offerto a loro la possibilità di viaggiare. Venite da noi per le cure dei bagni marini. Siamo stati i primi a capire che la società europea, la borghesia europea cominciava a viaggiare e siamo stati i primi a intercettare questa vocazione. Ecco, oggi con il master plan strategico ci mettiamo nelle condizioni di seminare la traiettoria di sviluppo futuro, anche quella urbanistica e anche quella legata, ad esempio, all'edilizia. Adesso andiamo a vedere un po' il lavoro, che sarà abbastanza articolato. Io ci tenevo a questa premessa, quindi consentitemi di avervi portato via un po' di spazio, perché se non riflettiamo su che cosa si innesta questa roba, ci ritroviamo domani mattina nella sterilità della polemica dell'orto. Bloccate tutto, avanti sbloccate, norma attore. Cioè, noi oggi siamo a un salto in cui dobbiamo dire che questo famoso puntino sull'asse adriatico vuole essere all'altezza del 1870, ci vuole immaginare i prossimi 10-20 anni e costruire le basi per darsi uno sviluppo, o io devo fare il vigile urbano, come dire, dei treni del mattone, questo sì, questo no, lo smistamento, posto che smistare quei treni carichi di mattone produrrebbe questure vuote, palazzine vuote, cantieri aperti e non finiti. Noi questo lavoro qui non lo vogliamo fare. E master plan strategico, iniziamo a vedere un po' di roba. La prima slide è significativa. Il titolo non è Anello Verde, è Master Plan Strategico, l'anello verde, gli assi radiali, gli ambiti di sviluppo. Guardate la cornice, non c'è assessorato, territoriale, eccetera, non c'è il piano regolatore fatto da un ufficio,
ma c'è una squadra. Ci sono tutti gli assessorati, con in testa l'assessorato alla pianificazione territoriale, c'è il piano strategico, c'è, come dire, un lavoro di squadra. Andiamo avanti, partiamo dalla vision. La vision che ci siamo dati è quella del piano strategico. Andiamo avanti. Da quella visione cominciamo a fare un'analisi di ricomposizione territoriale del territorio, gli assi radiali del lungomare, le vie dell'acqua, il tessuto urbano. Cominciamo a immaginare l'idea di città, andiamo avanti. Cominciamo anche, come dire, a declinare, a tradurre un'idea nuova di città che vogliamo. Andiamo avanti. Noi passiamo da una città frazionata e fratturata a mettere in campo l'idea di una città circolare. Una città coesa, armonica. Noi passiamo ad un'idea di città circolare, coesa, armonica, che si sviluppa per anelli concentrici a partire dall'anello identitario del centro storico. Qui vedete la rifigurazione del paese, perché sta a simboleggiare questa slide qui, dell'anello più largo che è l'anello della vocazione internazionale di Rimini. Noi mettiamo mano ai nostri quartieri, ma lo sguardo deve essere rivolto al nostro campo di relazioni, di competizione economica che è il mondo. Andiamo avanti. Perché una città circolare? Perché è l'opposto di quella che vedremo di una città che abbiamo oggi. Il cerchio perché non ha vertici, perché è armonico, andiamo avanti. Ci sono ovviamente gli esempi classici di sviluppo urbano e urbanistico che si sono consolidati in particolare dallo sviluppo urbanistico centrato sulla centralità della parata, le piazze greche e poi romane, e poi successivamente gli sviluppi delle città appunto con l'avvento della rivoluzione industriale dal 700 in poi. Andiamo avanti, qui ci sono degli esempi, di Vienna. Torna indietro, l'idea di città circolare su cui sta lavorando anche Kibar a Milano. Ci sono, le città circolari sono attraversate da unite anche da assi radiali che le attraversano. Andiamo avanti. Questa è l'asse radiale lungo l'albero del Turia che attraversa la città e i vari cerchi della città. Andiamo avanti. Questa è l'asse radiale che esiste a New York e attraversa interi quartieri recuperando la metropolitana dismessa. Questa è l'asse radiale sulla grande città costiera, la città metropolitana della costa. Qui vedete un asse radiale, un percorso che si sviluppa anche con percorsi di mobilità lenta, che lambisce Cattolica, Riccione ed è tangente al cerchio più largo del tessuto urbano riminese per poi arrivare a Bellaria. La città com'è? Quindi noi mettiamo in campo l'idea di una città circolare. E partiamo anche dall'analisi del tessuto della nostra città. La nostra è una città fratturata e frazionata. Le fratture della linea della ferrovia, che separano il resto del tessuto urbano dalla città balneare, la statale 16, l'autostrada. Molto importante anche il tema delle frazioni, delle fratture verticali. Il modello di turismo che abbiamo conosciuto nei decenni precedenti ci ha consegnato la rottura della città in frazione, perché si era leader nel mercato se si presidiava l'offerta, cioè noi mettevamo sul mercato 2200 alberghi, 400 stabilimenti balneari, la scuola del turismo riminese due occhi vaga. Non è una battuta, è che in quel tutto di 2500 alberghi messi sul mercato ognuno bastava a sé. Miramare faceva la sua competizione mettendo i suoi 300, Viserva i suoi 300 e così via. Le frazioni non avevano bisogno del tutto per essere appetibili, attraenti. Io sono di Miramare, metto la mia offerta, albergo, qualità, prezzi, servizi, i turisti vengono. Oggi è esattamente il contrario. È la domanda che genera i flussi turistici. È la qualità urbana e le funzioni che dà le frazioni che attraggono le persone. Se in una frazione c'è una funzione legata al wellness, al benessere, io da casa, la streaming, col telefonino low cost, posso scegliere di andare a vivere la funzione che quel luogo mi dà. Se a Miramare facciamo un po' del benessere, posso scegliere di Miramare a tutta Europa perché c'è una grande funzione
non perché c'è un'indistinta massa di alberghi che mettiamo sul mercato. Andiamo avanti, questa è la città e questa è la città circolare che mettiamo in campo. Ci sono 5 anelli. Il primo anello è il tessuto, è il cuore identitario di una città. È il cuore identitario di una città senza fazioni. Il primo cerchio è appunto definito dal centro storico, che si allarga ai borghi, che diventano, come dire, una prosecuzione naturale di un centro storico che diventa anche dal punto di vista produttivo e commerciale un ipernaturale storico e culturale. Intorno ai borghi una cerniera di parcheggi del testamento, la vedremo dopo. Il terzo anello è il famoso anello verde, è una grande circolare verde che connette il centro storico e i borghi con il resto del tessuto urbano, con gli assi radiali di collegamento in lungomare nord e sud, le vie di collegamento centro e terra. È la circolare verde della città centrale a cui si connette il tessuto della rete delle piste ciclabili. Dopo lo vedremo meglio. Tutto il reticolo delle piste ciclabili esistenti le vorremmo collegare alla grande circolare verde, che è l'anello verde. Poi c'è il tessuto più largo, cioè l'anello più largo delle funzioni, che è questo, che assegna le funzioni e le frazioni. Polo del benessere a Miramare, una riqualificazione centrata sul segno delle acque nella zona nord, con l'individuazione di alcune funzioni legate a poli funzionali che uniscono, poi lo vedremo, sanità, prevenzione, alimentazione, vita attiva, sport e così via. C'è il quinto anello, che è quello della vocazione internazionale, che individua i poli logistici della, dell'internazionalizzazione della nostra città. Andiamo avanti. No, perché mi dispute. Come vogliamo che sia la Rimini domani? Qui c'è un'idea del centro storico. Abbiamo spostato funzioni dal centro storico, tessuto commerciale, libera, eccetera, cominciamo a metterci delle funzioni. E quindi grandi motori culturali, cantieri aperti, nonostante i ricorsi, eccetera, ci siamo assunti la responsabilità di andare avanti, Fulgor, Museo, Teatro Galli. L'idea di riportare una funzione fondamentale che è la vita dei residenti, da qui il RUE consentirà il frazionamento di più unità immobiliari. Andiamo avanti, adesso le scorriamo un po' veloci. Ecco che qui cominciamo a visualizzare cartograficamente anche l'idea della città circolare, quindi il centro che si allarga ai borghi, una cerniera di parcheggi di attestamento e cominciamo a visualizzare il grande anello verde. Andiamo avanti. Qui abbiamo una visualizzazione appunto dell'anello verde. L'idea è questa. L'anello verde è questa circolare interna che contiene al suo interno il centro storico e al suo esterno il grande cerchio delle frazioni. Il concetto è hub and spoke. L'anello verde è il cuore da cui parte lo sviluppo radiale del master plan strategico. Andiamo avanti. Qui abbiamo una visualizzazione di alcune funzioni, che poi vedremo dopo. Centro storico, borghi, polo del benessere, Novarese che dialoga con la tassoterapia, il segno delle acque. Questo è importante perché è una riflessione che viene dal piano strategico. Il segno delle acque per la riqualificazione urbana di Viserva, Torre Pedrera, Viservella, lì c'è l'acqua, c'è il Surzon, la Sacramora, la Fossa dei Mulini, ci sono i posti dell'acquedotto di Ravenna, ci sono i segni dell'identità e della memoria di un luogo che poggia sulle acque. Abbiamo già, non uno spunto, ma una coordinata di lavoro preciso quando andiamo a rifare i dialetti, il lungomare, su che segno li ricostruiamo. Abbiamo anche l'indicazione di una funzione legata ad un grande polo che unisce alimentazione, nutrizione, diagnostica, salute, vita attiva. C'è una lettura delle funzioni, cioè ci sono delle funzioni che leggono anche il tessuto esistente. Lì abbiamo colonie sul mare, abbiamo dei centri di privati che lavorano appunto sulla salute. Andiamo avanti. Qui c'è un'altra analisi dei luoghi urbani. Incominciamo ad inquadrare su quella di composizione territoriale l'inquadratura che il master plan strategico fa del territorio. Centro storico, grande circolare verde,
Incominciamo a individuare le vie dell'acqua e gli assi radiali, andiamo avanti. Attenzione, questo è un punto fondamentale. Questa è la grande circolare verde. Si incominciano a individuare gli assi radiali di collegamento del resto del territorio. Per la prima volta abbiamo fatto un check-up delle piste ciclabili esistenti, in rosso, e del completamento della rete che occorre per connettere tutto il tessuto urbano a questa grande circolare verde. Il giallo sono le piste ciclabili mancanti. Immaginate un corpo umano con un sistema batterioso, si dice. Ecco, con un sistema venoso fatto di capillari che si connettono alla grande circolare verde. Se vedete, stiamo cominciando a rovesciare l'approccio. Prima metto, faccio, ma poi mi chiedo la logistica come ci arrivo. Partiamo, come dire, da un'impostazione che è quella tipica dei piani strategici dell'Europa più civile. Andiamo avanti. Noi abbiamo già aperto, quindi questa è anche una notizia, il grande cantiere del completamento delle piste ciclabili esistenti. Non sono interventi minori, perché il nostro obiettivo è scaricare progressivamente quote di traffico, di spostamento urbano da auto a mobilità lenta. Minore o uguale a 3 km, gli spostamenti interni, il 65% degli spostamenti interni avvengono in auto per tragitti di minore o uguale a 3 km. Non è possibile. Per avere meno traffico bisogna aumentare. Cosa andiamo a fare? Andiamo a implementare la rete delle piste ciclabili con interventi infrastrutturali. Quando ci relazioniamo con un privato, tra gli oneri che chiediamo, non c'è solo N parcheggi, X moneta. Ci saranno anche, come dire, piste ciclabili, però andiamo anche immediatamente, questa è la notizia, apriamo il cantiere della riorganizzazione funzionale degli assi stradali e delle carreggiate. È il riferimento al modello flessibile tedesco. Andiamo a vedere cosa fanno. Lavorano sull'infrastruttura, ma riorganizzano anche l'esistente. Andiamo avanti. Questo è, ad esempio, una riorganizzazione dell'asse stradale del lungomare che noi vorremmo mettere in campo già da quest'estate. Il nostro lungomare è l'unico lungomare che non ha piste ciclabili. Non è possibile. Lungo tutto l'Adriatico, dalla Trieste alla Bari. Andiamo a riorganizzare le carreggiate, a restringere, a individuare un senso di marcia indirizzato per ogni, appunto, una direzione di marcia per ogni senso. Spostiamo la spina di pesce, organizziamo le piste. Quindi quell'anello verde sarà connesso con il resto del territorio con una riorganizzazione delle strade fatte in questo modo: spina di pesce a monte, pista ciclabile lato mare, qui c'è la spiaggia, marciapiede, soste di servizio per fermate, piste ciclabili su e giù, carreggiata riorganizzata. Cioè, non ci sono le carreggiate che sono anche un'auto e mezzo, un'auto e tre quarti, e in mezzo ci si deve filare la marcia. Non è possibile, non è civile. Spostiamo la spina di pesce a monte, organizziamo il parcheggio per motorini e scooter su un pezzo di marciapiede che è quello a monte, tra l'altro abbastanza degradato, come ho detto, dei marciapiedi, per dire che si può fare. Il master plan strategico sono opere subito, concrete, piccole, medie, grandi. Andiamo avanti. La lettura del territorio avviene anche attraverso i sentieri dell'acqua, e qui andiamo a individuare, questo è un po' lento, no? Io bisogna piacere un po', però me la faccio lunga, ma è un lavoro importante. Sì, ci sono le carte di lungomare, se attualmente ancora c'è il senso di infanzia. Sì, sposteremo l'idea, adesso stiamo facendo. Scusa la domanda banale, però diventeranno sensi 11 in alcuni casi. Noi abbiamo un asse stradale del lungomare, ad esempio su gli assi sud, Marina Centro fino a Miramare, che sono molto larghi. Molto larghi, sono più di una ventina di metri. È possibile organizzare in alcuni tratti, faremo ovviamente, stiamo facendo dei rilievi cartografici, quindi di metratura. È possibile organizzare entrambi i sensi di marcia, come adesso il lungomare, ad esempio, rotonda Kennedy,
è possibile mantenere entrambi i sensi di marcia e, razionalizzando le carreggiate, avere una pista ciclabile verso nord e verso sud e lato mare. Quindi in quei tratti lì sarà pista ciclabile nord e sud, restringimento delle carreggiate per permettere il senso di marcia delle auto senza che queste si superino, nel senso che adesso l'attuale carreggiata praticamente dà lo spazio per un'auto e un'auto e mezza sovrapposta. Non essendo organizzato la carreggiata, non c'è la pista ciclabile definita, quindi manterremo i sensi così come sono. Vado avanti. Ecco, questa è la lettura dei sentieri dell'acqua. I sentieri dell'acqua possono diventare piste normali di collegamento alla circolare verde. Guardate che a noi ci sembra strano, ma in Europa è normale andare a lavorare attraverso un parco, attraverso una via che è esistente. Andiamo a individuare anche i luoghi, come dire, dell'acqua, che nell'area nord sono fatti di fonti, di porticcioli di mare, acquedotto Torre Pedrera, di stagni, la fossa dei mulini. Quindi andiamo a mettere e ricomporre la pianificazione anche sulla lettura delle vie dell'acqua. Andiamo avanti. Ecco che arriviamo a questo imponente lavoro, si traduce quindi dal sogno, cominciamo a passare al segno. Andiamo ad individuare dentro questa lettura del territorio veri e propri ambiti progettuali strategici che consentono la riqualificazione urbana e l'avvio di una rigenerazione dello sviluppo e anche dell'edilizia. Sono 12. Come vedete, il cuore della nostra plana strategico è il grande anello verde. E cioè, noi partiamo da che è collegato l'anello verde, quindi partiamo da, per capirci, Porto Canale Banchina, risaliamo Ponte di Tiberio, Parco Marecchia, con la pendice sull'alveo naturale del fiume, non naturale, quello deviato del fiume Marecchia, che è l'ambito 4. Quindi Porto Canale Banchina, Ponte di Tiberio, Porto Canale Banchina è un ambito di rigenerazione urbana. Ponte di Tiberio, area ex era macello, è il 3, è un ambito di rigenerazione urbana. Il 5, che è dalla deviazione dell'Inacasa, Parco Marecchia e Inacasa, Inacasa lungo l'asse dell'Ausa, Padulli, per arrivare a Grotta Rossa, che è l'ambito 6. Ambito 6, Padulli, Grotta Rossa, Grotta Rossa, Quinto Peppe, Garda Sporting Center attraverso Via Pomposa. Garda Sporting Center, il grande comparto di riqualificazione che comprende il Quinto Peppe, quindi l'area intorno alla storia, Garda Sporting Center, il parco della Cava, l'attuale Pala Congressi. Pala Congressi, area quindi anche Pala Congressi, per scendere Arco d'Augusto, Arco d'Augusto, Parco Cervi con la pendice nella zona dello stadio, che contiene una edilizia sociale da rigenerare, ambito, grande ambito della stazione, l'ambito 1, che sono i lungomari, in questo caso, questo tratto qui, Kennedy, Rotonda, Rotonda Boscovic. Gli assi, gli ambiti progettuali 1 sono quelli dei lungomari. A questo cuore, a questa circolare verde, dove individuiamo ambiti di rigenerazione urbana precisi, sono collegati l'ambito 12, le vie d'acqua dell'Arecchia, che contengono una serie di progetti, l'ambito 12, la via d'acqua dell'Ausa, l'asse radiale 1, che sono i lungomari sud e nord. Quindi, anello verde, asse radiale dei lungomari 1 e asse radiale delle vie d'acqua 12 e 12. Poi c'è il polo logistico dell'internazionalizzazione aeroporto e il polo logistico produttivo dell'area nord. Per capirci, poi lo vedremo più avanti, adesso devo andare veloce, se no vi tedio, non so, io ho un po' di imbarazzo da sapere quanto tempo ancora possiamo darci, però tenete conto che questa circolare verde è stata studiata integrando il piano dei lavori pubblici, il piano strutturale comunale, eccetera, eccetera, perché sia tutta pedonale ciclabile,
noi stiamo trattando con Società Autostrada su questa frattura, che è la frattura della 14 della statale 16, per chiedere a Società Autostrade opere integrative per i lavori della terza corsia, per far sì che ci siano passaggi ciclopedonali. Ad esempio, abbiamo ottenuto da Società Autostrade la realizzazione del sottopasso all'altezza della statale 16, dove c'era la Bora, in via Pomposa, per far sì che dalla Grotta Rossa si possa andare in bicicletta sotto la statale 16, all'altezza di via Pomposa, uscire dove c'è il centro giovane Casa Pomposa, Gara Sporting Center, e riconnettersi al quinto pezzo. Società Autostrade ha già inserito quest'opera tra le opere integrative. Stiamo aspettando l'autorizzazione, questo è il paese, altro che spendere lui, l'autorizzazione di ANAS a Società Autostrade, che dice ci va bene, che fai te, fai te. Siamo all'assurdo, però è questo. Ecco, adesso cosa abbiamo fatto? E qui scendiamo di scala per arrivare al segno. Per ogni ambito progettuale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, siamo andati a fare un lavoro imponente. Andiamo avanti, facciamo un esempio. Prendiamo questo legge, mettiamo dove? Prendiamo l'ambito 1, il lungomare, siamo sempre nell'anello verde, è l'ambito 1, asse sud del lungomare, quindi è l'ambito 1 del master plan strategico, il parco del mare. Andiamo a vedere uno straccio progettuale. Straccio progettuale A, lungomare Claudio Tintori, Kennedy Rotonda. Qui cosa abbiamo fatto? Qui c'è già una rivoluzione nella pubblica amministrazione. Voi sapete che la pubblica amministrazione è coerente con lo sviluppo qualitativo. La pubblica amministrazione è organizzata rigidamente, in modo verticale, non c'è approccio integrato. Se è possibile, l'ufficio di fianco fa lo scherzetto a quello di fronte. Non sto facendo rottamatore, però è così. Voi pensate che io appena sono arrivato, la pianificazione strategica aveva pensato un varco per fare l'alternativa al ponte di Tiberio, una strada che passava da Sbucare intorno a via Patentosa, eccetera. L'edilizia di fianco aveva appena rilasciato il permesso a costruire. Questa è la pubblica amministrazione in Italia. Quindi qui noi rovesciamo, circolare verde, ambito progettuale, andiamo a individuare uno straccio di progetto preciso, in questo caso è lungomare rotonda, e qui c'è una piccola rivoluzione nell'amministrazione comunale, che è questo e questo. Individuiamo un project manager, chi è responsabile dell'iter procedurale amministrativo del lungomare Kennedy rotonda? Può essere Fattori, può essere Toppi, può essere Dalpiaz, può essere uno dei dirigenti. Si individua un gruppo di dirigenti che lavora insieme per quel progetto, tutti insieme, 7 dirigenti. Noi qui, lavorare in team, abbiamo deliberato in giunta di premiare non il project manager, ma il gruppo dei dirigenti se raggiunge l'obiettivo di rifare un lungomare nei tempi prestabiliti. Perché non premiamo il project manager? Perché ad esempio un dirigente può essere project manager del lungomare Kennedy Rotonda e far parte di un altro gruppo di lavoro e viceversa. Cosa succede nella pubblica amministrazione? Vi conosciamo mascherine. Che il project manager, il dirigente di un progetto, lavora solo per realizzare il suo obiettivo e non dà una mano quando invece fa parte del gruppo dove il project manager è un altro dirigente. Io, come dire, non lo voglio banalizzare questa cosa, però purtroppo è il meccanismo della pubblica amministrazione in Italia. Io sono responsabile del lungomare Kennedy Rotonda, mi disinteresso dell'altro tratto, se posso, anzi, non do neanche una mano, perché più raggiungo l'obiettivo, più il premio sono a me. No, noi non premiamo il singolo, premiamo il gruppo. Andiamo avanti. Per ogni ambito, allora, riassumendo, siamo nel lungomare, siamo in uno straccio Kennedy Rotonda, per ogni progetto dentro quegli ambiti siamo andati a fare questo lavoro, che è un lavoro enorme. Individuiamo le finalità progettuali. Cosa vogliamo fare? Che funzioni? Le decide il sindaco perché si è montato la testa, le decide un privato perché
No, andiamo a prendere le funzioni che sono individuate dal piano strategico, e quindi servizi commerciali, parcheggi ferrati, palestre size specific. Andiamo a individuare le finalità progettuali specifiche, come deve essere fatto un progetto, le coordinate, eccetera, eccetera. Per ogni pezzettino siamo andati a vedere che funzioni mettere. Andiamo avanti. E abbiamo individuato 5 possibilità di intervento. 5 possibilità di intervento. La prima è la più facile, ammesso che il demanio risponda. Si tratta di l'area di progetto lungomare, avete presente, va dalla spiaggia alla fascia degli hotel. La prima modalità di intervento è interveniamo solo sull'asse stradale, cioè mettiamo a posto il lungomare, li facciamo i marciapiedi, l'illuminazione, piste ciclabili e al limite ci mettiamo i parcheggi interrati. È il livello 1. Bene, per andare a fare le cose a Rimini, tu devi avere chiaro A, di chi sono le proprietà, B, chi sono i soggetti interessati a rifare quella roba lì. Poi le finalità e gli obiettivi. Il primo livello minimo di intervento è individuare la proprietà, il demanio, i soggetti, il comune e lo Stato, facciamo un'opera pubblica, e cosa facciamo? Il minimo, la penalizzazione al massimo di parcheggi interati. Tra 1 e 5 ci sono livelli intermedi. Noi ci stiamo concentrando sul livello più complesso. Rifare il lungomare Kennedy con livello più complesso voleva dire che cosa? Lavoriamo sull'attuale sede stradale del lungomare, ma lavoriamo anche sul marciapiede, sulla fascia di dialogo lungomare spiaggia. Lavoriamo sulle aree di fregio, tutti i parchetti verdi, le aiuole, eccetera, eccetera. Lavoriamo su anche la strada Paolo e Franceschi in questo caso. Avete presente qual è la via Paolo e Franceschi, no? Quello che da Kennedy rimane in buono. E lavoriamo sulla prima fascia di hotel. Bene, la complessità aumenta. Siamo andati a vedere di chi sono le proprietà. Demanio dello Stato, demanio dei comuni privati. Siamo andati a vedere chi sono gli stakeholder interessati in quella zona. Perché un progetto che è alimentato da chi ha interessi lì è più forte, più vero, può trovare risorse. Guardate che per ogni progetto siamo andati a fare queste colonne. Per un tema di rispetto della privacy, qui non la vedrete, noi qui abbiamo nome e cognome dei privati con numero di telefono. Quello di quell'albergo, quello di quell'attività, e ovviamente nella colonna finale ci sono gli obiettivi: pedonalizzazione della strada, di superficie, parcheggi interrati, creazione di nuove strutture, servizi e attività commerciali, funzioni proposte dal privato. Noi non vogliamo mettere le braghe al mondo, dal privato che possono stare dentro la pianificazione del piano strategico e gli strumenti urbanistici. La riqualificazione delle strutture alberghiere. Per ogni pezzettino siamo andati a fare questo, che vuol dire, guardate questo lavoro, vai avanti, andare a vedere bene di chi è la proprietà, questo è dello Stato, patrimonio dello Stato, andiamo avanti. Siamo andati a vedere anche le proprietà dei privati. Perché io devo andare a negoziare con un privato così? Voglio sapere che cos'ha, se posso avviare una procedura di esproprio, se posso negoziare, cioè deve essere trasparente la negoziazione. Quindi individuare, pensate che per ogni, poi qui qualcuno dovrà anche spiegare come alcune ipotesi, no? Foster, Giannovera, eccetera, stavano in piedi dal punto di vista amministrativo, perché le aree di intervento non erano tutte del comune, anzi, sono proprietà spezzettate dove ci sono contenziosi con gradi di giudizio diversi. Pensate alla complessità, in quest'area qui c'è un contenzioso col comune, abbiamo vinto il primo grado, il privato ha fatto ricorso in secondo. Se non ci mettiamo d'accordo, quel ricorso lì blocca quel pezzo di intervento per 20 anni. Quindi siamo andati a vedere tutte le proprietà pubbliche e private. Qui è demanio pubblico, qui è del comune, qui c'è un contenzioso, le varie macchie sono proprietà diverse. Andiamo avanti, vedete, cominciamo ad essere veloci, se no non è certo. Facciamo la lettura che abbiamo detto prima, viste ciclabili esistenti, lo stato di fatto, vai un po' veloce, una lettura cartografica con gli strumenti urbanistici vigenti. Quello che abbiamo pensato, palestra size specific, negozi, servizi, parcheggi interrati, sta dentro il PSC R2, perché se no io immagino di fare qualsiasi cosa,
un grattacielo, una montagna russa, eccetera, però devo andare a fare di nuovo le varianti di strumenti urbanistici. Allora siamo andati a vedere se quello che stiamo pensando di fare è coerente con PSC, RUE, vai avanti, e piano regolatore. Andiamo avanti. Qui c'è un altro lavoro di sostanza, quello che vedete un anno, perché siamo andati a dire quello che pensiamo di fare, il lungomare con la palestra site specific più grande d'Europa, cielo aperto, il parco del mare, come è inquadrato dalla strumentazione urbanistica vigente? Cosa dice il PRG? Si può fare secondo il PRG? Secondo il RUE? Secondo il PSC? Vai avanti. Secondo il PTCP? Secondo il PTPR? Perché se non è così, ragazzi, se no noi raccontiamo altre cose. Questo è l'approccio della matrice. Vedete che cosa dice il PTCP su quell'impostazione? Guardate il pallino, che tutele? Individua delle strategie d'ambito, perché sennò gli altri province ci dicono no, non è previsto. Individuano delle destinazioni ammissibili, puoi fare parcheggi, servizi, commercio, potenzialità edificatoria, compatibile quella che presentiamo in comune con la provincia e con la regione. Noi incrociamo, abbiamo fatto per ogni ambito questa lettura, per dire quando si parte, si parte. Non devo fare una variante, chiedere alla regione, prevedo 5.000 metri, la regione ne prevede 3.000, allora devo fare una variante, no. Come vedete è un lavoro complesso, imponente, preciso. Questo lo sanno anche i nostri privati, andiamo avanti. La lettura incrociata di ciò che immaginiamo, letta con la strumentazione urbanistica, con ciò che si può fare, per il lungomare Kennedy Rotonda immagina la realizzazione di un lungomare, propone le coordinate progettuali del parco del mare, un dialogo tra la spiaggia e la prima fascia degli hotel, con verde attrezzato, servizi, attività commerciali e ricreative, andiamo avanti. Questo è il profilo, sono linee guida delle coordinate progettuali dove immaginiamo un dialogo tra la spiaggia, e ci sono già privati pronti a fare questa roba qui, bagnini pronti a dialogare con il rifacimento del lungomare, dove torna indietro, dove immaginiamo la riprofilazione della linea della duna per far scivolare dalla spiaggia le cabine e una serie di servizi che possono andare ad essere, come dire, scivolare sotto il piccolo rialzo che si prevede. Guardate che qui non c'è un'ideologia, c'erano anche alcuni spunti che sono stati riattualizzati in qualche suggestione precedente. Andiamo avanti. Questo è una coordinate del mare, coordinate progettuali del parco del mare. Andiamo avanti. Dove immaginiamo palestre sei specifiche più grandi d'Europa. Adesso queste sono alcune, vai avanti, alcune suggestioni. Interventi torre dietro, interventi che doneranno a Rimini la palestra a cielo aperto più grande d'Europa, una sorta di sbocco al mare della Wellness Valley. Questo a partire da un dialogo con chi c'è già, con la nostra identità, con il nostro sapore, e quando arriveremo all'assunzione dell'atto di indirizzo, contestualmente chiuderemo la pratica dei progetti del lungomare, proponendo un'alternativa concreta e fattibile. Guardate che io non lo dico, forse per fortuna è arrivata la crisi o per sfortuna, non lo so, ma i modelli di sviluppo sono il gigantismo cinese e il post-dubaismo in salsa italiana. In alcune situazioni del lungomare, l'urbanistica contrattata uno a uno sta portando a, sull'alto Boscovi, una sorta di grande centro commerciale con 350 appartamenti, una sorta di modello Baleari, un post-urbanismo befanizzato. Questa è la sostanza. C'era il cuore bellissimo di Jean Nouvel, ma la contropartita era quella. Vi invito ad andare a vedere cosa sta succedendo nel Baleari. 350 appartamenti, sta cambiando. Cambiamo e mettiamo dentro un lungomare attrezzato
playground, eccetera. Io adesso non mi sbilancio, ma immaginare, come dire, una sorta che sporca il mare della Wellness Valley, con una progettazione stilistica di attrezzi outdoor per, no, il wellness, fatta dalle più grandi industrie italiane, una è Parcino. Pensate cosa vuol dire una Wellness Valley che è al mare con un, no, un segno che magari arriva da tecnici. Andiamo avanti. Quando si dice chiudere la proprietà delle cose, si immagina l'altro, si dice di chiudere la pratica ufficialmente, certo. C'è un bando, c'è la procedura, certo. La procedura è chiusa, certo. Se ci state ancora, questa è la questa l'impostazione, certo. E quando tu dici che quei privati si già odiavano, sì. Come avevi già detto, sì, per evitare che poi si scrivano delle cose che non sono corrette, cioè, siccome le risorse sono quelle che sono, l'uno va facciamo insieme, certo, uno fa su terzi, i privati non sono più i grandi privati, ma esattamente il piccolo operatore si paga su, tra virgolette, il operatore o grande privato che si paga sul terzo comando, il suo pezzo, e il suo pezzo è il suo divertimento. E a Riccione abbiamo avuto un modello, no? Dove una serie di privati hanno acquistato dei servizi e parcheggi, in questo caso sono anche commercio, eccetera, eccetera, e in cambio di questo contribuiscono alla realizzazione del progetto. Tra l'altro questo è un progetto che ridimensiona anche alcune, no, portate economiche faraoniche. Qui vediamo, per capirci, un altro straccio, sempre nell'asse 1, siamo sempre nell'anello verde, rotonda lo Scovic, ve lo voglio far vedere perché è un'idea concreta anche di cosa si è mosso nella città. Andiamo avanti, stessa cosa di prima, per ogni progetto vai avanti veloce, fermo un secondo, la matrice, cosa si può fare, i livelli minimi e i livelli massimi, più aumenti i livelli, più aumentano i soggetti interessati, aumentano le funzioni che puoi metterci sopra il lungomare. Quindi la scheda della matrice, cioè noi vogliamo avere un approccio concreto, pragmatico, andiamo avanti. La lettura attraverso gli strumenti urbani, no, queste sono le proprietà dello Stato, di chi è, chi non è, andiamo avanti. Le proprietà dei privati, le proprietà pubbliche, andiamo avanti. La lettura delle piste ciclabili esistenti, della rete, andiamo avanti. La lettura cartografica attraverso gli strumenti urbanistici, PSC, RUE, PRG, perché vogliamo fare? Non è che immaginiamo una roba e poi dobbiamo andare a modificare il PSC e sta 3 anni. Ancora, la lettura di quello che immaginiamo, rotonda Boscovic, attraverso PRG, RUE, PSC, PCP, PDPR, vai avanti. E questo è, guardate cosa si è mosso nella città, io sono convinto, voglio crederci, ci sono. Questi sono dei privati che hanno letto il piano strategico, hanno letto la strumentazione urbanistica attuale, si sono consorziati e hanno proposto loro questa suggestione progettuale. Poi faremo il bando, eccetera. Questa è una proposta loro. È l'idea di una continuità, di una grande area dedicata al movimento, al benessere, alla ricreazione, che si congiunge con l'altro pezzo, quindi che è rotonda, rotonda Boscovic. Qui vedete ci sono beach arenas. Noi diciamo più sport, più non belle spalle, da aprile a ottobre, perché no d'inverno. I privati, quelli che sono nella zona consorzio del porto, andiamo avanti, propongono anche qui una riqualificazione del lungomare che ha questa coordinata progettuale. Andiamo avanti. Qui scorre un po' veloce, è la slide dove hanno fatto persino un conto economico. Stiamo parlando di un'indicazione del privato molto, come dire, da definire, che si aggira intorno ad una trentina di milioni di investimenti in quell'area, che realizza una continuità tra lungomare e spiaggia. Torno un attimo indietro, verde pubblico da 7.000 a 22.000, eccetera eccetera, vai avanti, poi aree per il pattinaggio, per lo sport e così via. Quindi da 7.000 a 22.000 metri di verde pubblico, un investimento stimabile intorno, ecco, per ogni ambito progettuale sono 12, dentro ci sono dei progetti che sono letti e inquadrati così. Andiamo avanti, questo è lo straccio C, qui siamo sempre sull'asse 1 radiale lungomare, andiamo avanti, vai avanti,
Abbiamo sviluppato il polo Murri, il progetto Murri, letto con quelle matrici che diventa il polo logistico dei servizi di Rimini Sud. Questo è il progetto che abbiamo presentato al Ministero. Polo logistico via Portofino, stazione del DRC, polo scolastico, housing sociale. Quindi questo oggi è un progetto che è lì, che chiamerà i privati a realizzare, chiamerà il Ministero a valutarlo nell'ambito del piano città. Andiamo avanti. Questa è la renderizzazione del progetto di Bellariva. Adesso andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Non ve li faccio vedere tutti, fermo un attimo, lungomare nord, torno indietro. E per la prima volta caliamo anche un asso, una proposta per il lungomare nord. Qualcuno aveva sentito parlare di come farlo? Noi abbiamo studiato col piano strategico, con i forum, con i gruppi di lavoro, con i lavori pubblici, con la pianificazione territoriale, con l'assessorato alla cultura e all'identità degli strati, all'identità dei luoghi. Beh, stesso procedimento, ambito progettuale, andiamo avanti, individuiamo le finalità progettuali e le finalità progettuali specifiche. Area nord. Area nord. Le finalità sono: A, le macro funzioni. Siccome devo chiedere ai tedeschi, agli europei, ai cinesi e ai russi di venire, gli chiedo di venire perché c'è la mia granita, bisogna mettere delle macro funzioni. Noi stiamo pensando ad alcune aree, ad alcuni poli, poli funzionali, dove vengono individuate nell'area nord funzioni strategiche per lo sviluppo del comparto turistico. L'obiettivo è ampliare l'offerta turistica per sempre più fasce d'età, italiani, europei, extraeuropei, che scelgono la vacanza potendo praticare attività che aumentano il benessere psicofisico e sociale. Se voi andate a vedere le proiezioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quelle dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, ci dicono che i due fronti a più alto consumo e a più alto sviluppo anche tecnologico sono quelli della sanità, le tecnologie, la diagnostica, la prevenzione, il grande campo della prevenzione per evitare la malattia, e il turismo. La gente si muoverà di più. Noi vogliamo che la gente si muova per andare a nord e trovare dei grandi complessi dove fare attività fisica, check-up, diagnostici, quello che guardiamo, alimentazione, dieta. Noi pensiamo di sviluppare polifunzionali progetti di città attiva e vita sana. Il contesto urbano e territoriale è l'ambito dove si sviluppano progetti dove educazione e pratica sportiva incontrano salute, diagnostica, prevenzione, cura dello stile di vita, alimentazione e ospitalità. Il progetto vede la collaborazione di Comune, Unipo, Scienze Motorie, Stili di Vita, ASL e privati. Siamo già ad un'elaborazione congiunta. Abbiamo lavorato per dire cosa facciamo con l'università, con l'ASL e con i privati. Ve la traduco, ve la visualizzo. Avete presente l'area nord? C'è la falesia, la terra riva e degrada verso il mare. Quello è l'ambito territoriale dove c'è l'acqua, ci sono gli stagni. Quell'ambito lì ha una serie di percorsi di vita che dentro contengono dei poli che possono fare l'ospitalità, io posso andare a dormire, posso farmi il check-up per farmi una dieta, per restituirmi un tipo di vacanza legato alla vita sana, alla vita attiva. Questa è la macro funzione. Come andiamo a fare, ecco un'altra notizia, lungomare nord, come rifacciamo le strade, eccetera. Quindi ci sono dei poli dentro. Ci sono dei principi per la riqualificazione. Primo, accessibilità e attestamento dei parcheggi. Andiamo a studiare la morfologia urbana del territorio, non è come a sud, fermiamo le macchine sulla linea della ferrovia. Quindi individuiamo coerentemente con la matrice, quindi disciplina dei poli di parcheggio e di attestamento a monte della faccia del mare, quindi a monte della ferrovia, ok? Parcheggi di attestamento. Poi, come arriviamo al mare? Con il vialetto. Io non so se avete presente da Saint-Tropez ad altre. Noi andiamo a rigenerare la qualità dei vialetti.
andiamo a riqualificare i dialetti che arrivano a lungomare. L'idea qual è? È creare un contesto riqualificato, pedonalizzato o a zona a traffico limitato, dove il lungomare sono modello misano per capirci, andando a leggere il fatto che la gente ci vive. L'inverno ci vive, quindi ci sono punti di vista. Modello misano perché, come dire, si può guardare a Friburgo, ma anche a Misano, e magari se metti la qualità di Friburgo nell'impostazione di Misano, fai una roba che non c'è nessuno, perché ci metti anche le manifestazioni. Allora, noi andiamo a mettere in campo questa idea qui, il borgo turistico e marino naturale. Quindi, per l'area nord, che è l'opposto del villaggio turistico di plastica, club mediterraneo. Com'è un club mediterraneo? Tu esci, bello, c'hai gli aletti, c'hai manicure, i servizi, il bar, tutto un po' standardizzato. Noi andiamo in quel contesto urbano a costruire dialetti, servizi, a fare un mix di funzioni, ciò che già c'è, commercio, artigianato. Pensate se c'è un polo funzionale sopra, la ferrovia, come quello di prima, che lavora sul benessere, quante magari botteghe, mercatini di prodotti bio possono svilupparsi. Allora, modello di pedonalizzazione, di riqualificazione urbana, modello Misano, dialetti che collegano i parcheggi di attestamento sulla ferrovia con il lungomare riqualificati. Si crea un grande al posto del villaggio turistico, non so se è chiaro, al posto del villaggio turistico di plastica c'è un borgo naturale marino. Su che cosa la facciamo? La riqualificazione? Vado a finire. La riqualificazione urbana di quel posto lì la facciamo sui segni dell'identità e della memoria. Andiamo a vederli. Quali sono? Sono le fonti. Attorno ai luoghi dell'identità e della memoria creiamo piazze. Sul segno delle acque creiamo la riqualificazione dei ghiacci. Non ci dobbiamo inventare un elemento, mettiamo il ferro per generare un dialetto, lavoriamo sul segno delle acque. Andiamo avanti. Qui c'è ad esempio un'ipotesi che anche qui viene dal privato, che è il circolo nautico sulla fossa dei mulini. Avete presente come andiamo avanti. Questi sono i segni. Vedete che il contributo è aperto. Questa è la tesi di un ragazzo di Torre Tevere che non conoscevamo, che è andato a identificare i luoghi dell'identità e della memoria, le compatibilità tipologiche col tessuto edilizio urbanistico, la torre dell'acqua, la torre di avvistamento, i pozzetti dell'acquedotto di Ravenna. Andiamo avanti. Qui immaginiamo, adesso questa, lasciate stare la slide a destra, che è una suggestione del comitato di riserva, che va molto elaborata, concentriamoci su questo. Questo è, come dire, l'impostazione della rigenerazione, dell'area nord, dove parcheggi di attestamento, vialetti pedonalizzati e riqualificati, una sorta di borgo naturale turistico, che è tutta l'area, con un mix di funzioni, dove tu la accensione Gina si fa la tagliatella fatta in casa, sopra il grande polo, e puoi andare al lungomare pedonalizzato e riqualificato sui seni delle acque. Questo è quello che succede in Europa. Qui hanno rigenerato un quartiere, lavorando sui segni del colore. Noi possiamo immaginare di lavorare sui segni del colore, e dove scorre sotto il succione? Dove scorre sotto il succione la Sacra Mora? L'asfalto non sarà rosso, ma magari del colore dell'acqua. E quindi ricostruiamo superfici per corsi dell'acqua che corre sotto. Questo è lavorare su il segno del territorio. Questo l'hanno già fatto in Europa. E noi dobbiamo andare a creare un contesto urbano, la riserva riserva, che si rigenera in questo modo, è possibile anche non avere l'auto. Andiamo avanti. Questo è il modello di Misano. Immaginate, come dire, una rigenerazione dei lungomari del modello di Misano. Andiamo avanti. Procedimento tecnico amministrativo. Facciamo una delibera in consiglio comunale, sviluppiamo gli studi progettuali, quindi prendiamo quelli che arrivano dai privati, li contestualizziamo,
E poi cosa facciamo? A seconda di quella matrice che avete visto, costruiamo ora un accordo territoriale per i poli funzionali con la provincia e la regione, individuiamo soggetti attuatori, ora facciamo un accordo di programma, cioè per ogni progetto definiamo la procedura più veloce e compatibile con tutti i casini degli strumenti urbanistici vigenti. Andiamo avanti. Vi faccio vedere un altro, andiamo avanti, vi vorrei far vedere che ho finito altri due ambiti progettuali. Possiamo vedere quello dell'ex era. Quindi, adesso abbiamo visto in lungomare, fate la circolare verde e per ogni ambito abbiamo, ecco, Parco Marecchia, andiamo avanti, l'area del Sera, qui c'è lo studio del ripristino dell'alta fluviale, l'analisi delle piste ciclabili esistenti, andiamo avanti, la lettura della, della matrice, cosa si può fare, cosa non si può fare, torno un attimo indietro. Dove contestualizziamo l'intervento nell'area del Sera? Lo contestualizziamo dentro, come dire, un progetto di riqualificazione del parco città, il ripristino dell'alveo fluviale. Andiamo avanti. Qui vi posso dare una mini notizia per dire che dal sogno al segno, perché adesso non c'è nessun sassolino, però vi vogliamo far vedere che domani qui siamo in condizione di partire. Dopo facciamo noi il vedo. Io ieri sera ho sentito il mio collega Renzi. E quando diceva, quindi, quello privato deve avere un rapporto onesto, trasparente, forte, io non ti devo regalare niente. Sei tu che devi far collimare il tuo interesse, come dire, individuale con quello di comunità. Qui c'era un'impostazione che io devo dire, devo riconoscere anche a, come dire, ai privati che si sono avvicinati, un'evoluzione un po' sott'opera. Hanno letto la crisi, hanno letto il piano strategico, hanno fatto parte dei gruppi. All'inizio, come dire, c'è stato un rapporto, all'ex era, io ho quest'area, che variante si può fare? Che variante si può fare? Come posso trasformare in residenza l'area che ho? E noi gli abbiamo fatto capire no. Il privato ha continuato a elaborare progettualmente, ha visto il piano strategico, non so neanche come, ha messo in campo competenze, talenti, eccetera, eccetera, ha ricomposto la propria proposta nella lettura del piano strategico, l'ha collocata dentro l'anello verde, ha fatto lo studio della mobilità, come arrivo nelle parti d'Italia campana, come posso arrivare passando dall'auto alla bicicletta, come posso integrare il mio intervento con il ripristino dell'alveo fluviale, come posso essere un pezzo di quel comparto molto bello, una rete in una casa che permette il collegamento poi verso l'alto dell'anello verde. Insomma, ha fatto tutta una serie e ci ha proposto per approssimazioni successive un'idea a cui il pubblico oggi deve guardare, perché l'idea nell'area ex era abbandonata di un polo funzionale di servizi al cittadino, dove la pubblica amministrazione rigida e verticale di via Rosaspina, che è il comune, può trovare una sede trasparente, quindi una casa del comune trasparente, dove ci metti dentro anche la rigenerazione, qui è già costruito, questa è riqualificazione, riuso, questi sono gli edifici dei vigili del fuoco, ok? Può trovare questa impostazione una adesione anche dell'interesse della comunità. Vi dico, mini notizia, noi spendiamo 900.000 euro all'anno di affitto in via Rosaspina per avere un comune rigido, verticale, chiuso e che si propone con la bellezza degli sportelli che potete vedere tutti i giorni. Non va bene. Qui possiamo costruire, vicino c'è anche la sede della provincia, un plesso raggiungibile con l'anello verde, il servizio al cittadino, la casa del comune trasparente, mettendoci dentro delle funzioni da all'arte e da cultura. Stavo pensando con alcune realtà teatrali, in alcuni plessi non abbandonati, in un progetto di riqualificazione, di costruire un teatro, un'arena, servizi legati a giovani che lavorano in co-working, avere uno spazio dove io non ho soldi,
devo dire all'impresa, ho un posto dove lavorare con gli altri, quello è un comune diverso da, da... Quindi chiudiamo, l'intenzione è avviare la chiusura di via Rosaspina, risparmiamo 900.000 euro d'affitto e apriamo un investimento mutuo di 500.000 euro, magari risparmiando sulla spesa corrente, e quello è un investimento per il futuro, dove la città una cosa che rimarrà ai figli, alle generazioni, prende a pagare l'affitto. E qui c'è un interesse del privato che, come dire, si amalga con un interesse di comunità. Il privato cosa fa con il suo? Il privato realizza l'opera. Sì, sì, no, dico... c'è un'opera di bene. Quello che regali una serie... No, però lui ha acquistato l'opera, realizza una serie di funzioni, certo, direzionale, commerciale. Qui c'è l'ipotesi di una riqualificazione, un riuso dell'attuale costruito. Ci possono essere abitazioni per giovani, sono di coppie. Qui non stanno mica costruendo del bene. Voi avete presente le casette qua che ci sono? C'erano i mezzi del vigile del fuoco. Si possono riqualificare e mantenere i mattoncini? Abbiamo bisogno di un edificio invece moderno? Ci siamo. Pensate, guardate, questo è un segno del cambio. Noi abbiamo 900.000 euro di Rosaspina, paghiamo l'affitto, un'organizzazione rigida e verticale, non me ne vogliono in comune, cioè gli uffici, la prassi. Noi avevamo pensato di mettere una funzione strategica temporanea da quelle parti, perché normalmente il deposito delle biciclette rubate. Ecco. Passiamo dall'affitto al deposito delle biciclette rubate, alla variante per fare gli appartamenti del privato. Via tutto questo, mentalità del pubblico, mentalità del privato, avanti questo. Questo non sarà Friburgo, sarà lì. Andiamo avanti. Anche qui, come facciamo? Torno di programma, eccetera, eccetera. Vai avanti, scorri. Adesso vediamo un po' di immagini, ne abbiamo finito, ne abbiamo per ogni ambito progettuale una serie di progetti. Lungo l'albero dell'Ausa, noi chiederemo alla provincia, alla regione, di leggere la possibilità su quella cicatrice urbana di lavorare per un progetto di riqualificazione. L'Ausa non è un fiume naturale, è un canale artificiale dell'uomo, che è una ferita, una cicatrice nella città. E anche lì siamo andati a vedere i soggetti che ci sono. Per ogni comparto individuiamo i soggetti che ci sono nell'area, oppure quelli che possono venire. E poi costruiamo una progettualità che, ad esempio, intorno all'arco del fiume Ausa può arrivare a una sorta di rigenerazione, fattorie didattiche, orti, vai avanti, parco eolico del sole, cultura. Noi chiederemo che per ogni piano venga destinato il 2% per opere d'arte. Riprendiamo la vecchia legge italiana del 1949 che si applica per i progetti pubblici. La vorremmo anche fare per il privato. Vi faccio vedere un'altra suggestione progettuale. La Grotta Rossa, l'analisi puntuale del tessuto urbano della Grotta Rossa, anello verde, comparto 6, poi si passa sotto Casa Composa con il sottopasso, è una sorta di, come si dice, quartiere cresciuto per approssimazioni successive. È un'area post-industriale, artigianale, un po' confusa, però andando a vedere quella roba lì, c'è il mulino da vento, c'è la sede della protezione civile, c'è il mercatino a chilometro a filiera corta, ci sono degli studi legati all'arte, alla fotografia, alla tecnologia, c'è l'albergo, ci sono delle imprese di giovani che lavorano con il vento e con il sole, c'è il centro sociale Grotta Rossa, c'è l'autoparco. Quello di questo è un quartiere urbano di Rimini collegato con la pista ciclabile che passa sotto l'Ausa. Se vuoi andare a vedere, si arriva da Gorfa con la bicicletta e di fronte ad un'ipotesi che mette insieme una serie di soggetti interessati, noi potremmo procedere alla riorganizzazione, alla riqualificazione, alla ricomposizione del quartiere urbano Grotta Rossa in questo modo. Questa è una suggestione, andiamo avanti. Possiamo avere alcune zone dove le case, la rigenerazione e la riqualificazione, queste sono proposte del privato, possono portare ad esempio un costo di consumo anno per il riscaldamento di 47 euro,
Quando dicevamo fumo il friburgo regalato a 98 euro, forse già fa un po' più freddo, perché sono andato a fare, mi vai a prendere per favore la ricotta rossa. Avete inserito le immagini degli stakeholder? No? Inserimo qui. Ok. E noi andiamo a rincorrere quel quartiere con un intervento che dà delle case che hanno questa tipologia, che sono definite questa tipologia costruttiva. Guardate che così riparte l'edilizia, così riparte l'edilizia, la filiera dell'edilizia. Allora, per capirci, qui ci sono. Questo è un ragionamento che adesso abbiamo passato ancora in slide. Anello verde, contestualizzazione del privato di interventi in un'area, corda rossa, siamo nell'anello verde. Identificazione di alcuni stakeholder interessati nel luogo. Qui vedete, no? I vari soggetti che esistono, le aree che sono previste dalla pianificazione urbanistica, centro sociale, le varie. No? Ecco, quando c'è un progetto che ricompone la riqualificazione, che propone una riqualificazione urbana del luogo e va a rigenerare il tessuto urbano, contestualizzato, perché non valutarlo e dire ci possiamo ragionare? Questi qui hanno fatto persino, dico, come dire, a chi è più interessato dal punto di vista dello sviluppo economico legato all'edilizia, questo gruppo qua. Progettisti, è ancora un processo aperto. Sono andati a fare persino uno studio dei venti prevalenti estivi, dei venti prevalenti invernali su quell'area per arrivare ad una abitazione che non ha bisogno né del gas, ma ha bisogno del vento e del sole. Ecco, questi sono alcuni comparti, ne abbiamo 12, e per ogni comparto c'è, come dire, la puntualità di un'analisi e di una proposta. Io mi fermerei qui, non prenderò molto tempo, però... Ah, scusate, la metodologia, l'ultima cosa. Vi chiederete, ecco, qual è la filosofia? Queste slide magari le possiamo dare, insieme alla scheda. L'approccio integrato. I bisogni territoriali, economici e sociali sono interpretati nell'ambito di una pianificazione strategica. Andiamo avanti. La lettura. Tu vuoi intervenire? Questa roba qui, da Bolzano in su la faranno, non è che sono messi in testa una follia. Allora c'è, cioè, vedete, il master plan strategico, il cuore dell'anello verde, gli assi radiali che si collegano con il mare sud e nord, le vie dell'acqua, il Marecchia, l'Ausa, sono i 12 comparti, l'idea di città circolare, e cioè ad ogni anello una funzione, non è che stiamo parlando solo del cuore della città, l'anello del tessuto urbano diffuso, qui c'è un'altra notizia che vi do, è l'anello che porta una serie di funzioni che spargiamo nella città, perché qui andiamo a, insieme al resto della città, portare servizi al cittadino con il wifi. Noi abbiamo, e applicheremo nel 2013, l'abbattimento del digital divide territoriale. Portiamo, come dire, una serie di servizi legati alle esigenze di quei territori, oltre ai cimiteri, orti, civivo, centri civici, cittadelle dello sport lungo l'asse di San Marino. E poi questo tema che è inquadrato qua, la ricompattazione edilizia con decoro e bellezza, RUE PSC. Noi diciamo no ai trenini, ognuno nel telefonino può avere delle foto mostruose, se volete ve ne faccio vedere una dopo, di come l'allargamento di una casetta diventa 15 casa schiera, è la realtà. E andiamo a proporre attraverso due PSC una ricompattazione edilizia che possa, come dire, nel senso del decoro della bellezza, a tre capanni costruire una ricompattazione attorno al corpo centrale, ecco, modello Alto Adige. Quindi, vai avanti, approccio integrato. L'approccio integrato è che noi leggiamo anche tutto quello che ci scorriamo veloce sulla cartografia, torna indietro, sulla cartografia che abbiamo, gli ambiti, i 12,
andiamo a mettere dei lucidi che mi rivelano le opere pubbliche, il piano dei lavori pubblici, vai avanti, le scuole, vai avanti, il piano di salvaguardia della nazione, perché ti devo dire sì, no? C'è quello che è coerente con il piano di salvaguardia della nazione, sono di qua, vai avanti, la mobilità, vai avanti, le piste ciclabili, vai avanti, i motori culturali, dove servono, dove mancano, hai un piano, serve un motore culturale, vai avanti, il wifi, vai avanti, i piani attuativi, questo vi interesserà, vai avanti, le osservazioni che si circola. Non siamo ancora tutti sincronizzati, ma ci sincronizzeremo, questa è la valicella un po' del mattone, vai avanti. Per favorire l'approccio integrato, la lettura di ogni progetto, nei 12, la lettura di ogni piano particolareggiato, la lettura delle osservazioni al DSC, per favorire l'approccio integrato, la lettura di ogni progetto deve essere fatta sulla base di una matrice univoca in relazione agli obiettivi del master plan strategico. Vai avanti, eccolo, avete visto i lucidi che si sovrappongono? Il piano di città circolare, anello verde, assi laterali, poi ci metto sopra le osservazioni, i piani, le opere pubbliche. C'è un arbitrio, deve essere sinonimo che dice sì o no? No. Tu hai una proposta, è coerente con l'idea di città che mi hai mandato? Sì, no. Con l'approccio integrato alla mobilità, l'accessibilità, la logistica? Sì, no. Con le previsioni del piano strategico? Sì, no. Con i principi di sostenibilità applicata? Sì, no. Con responsabilità sociale di impresa? Chi sono? Attenzione che nella crisi stanno arrivando, c'è qualcuno che alza le antenne, che non è pulito. È coerente con la riqualificazione e il riuso? È coerente con il piano del sistema fognario? Sì o no? È coerente con il gender mainstreaming? Che ricaduta su un uomo, un bambino, cioè su un anziano, su un adulto, con il piano particolareggiato per l'osservazione? La somma dei sì è, come avete visto, l'area Exea, di lungomare, Grotta Rossa. I no li vengono a contattare a dimostrare se posso o dico no. Vai avanti. E qui c'è un po' di ciccia. Mi permettete di dire che dei no sono dei grandi sì? Noi abbiamo detto no a pochi, linee di mandato, proposte di città, no al mattone, per dire sì a tanti, ai riminesi che chiedono questo sviluppo. Quindi noi passiamo da un'urbanistica contraddata uno a uno, cioè quel piano che fa gli parcheggi, due rotonde, ad un'urbanistica inquadrata dentro la pianificazione strategica di progetti individuali dove gli interessi di comunità prevalgono su quelli particolari, o comunque si amalgamano. Vai avanti. La matrice ha questi principi. Io ti devo dire sì e no e perché. Trasparenza, strategicità dell'intervento. Quel piano ti devo dire in modo trasparente perché sì e perché no. I principi sono: la trasparenza deve essere chiara, non un ufficio, non un canale diverso. La strategicità di quell'intervento, l'interesse collettivo e la sostenibilità. In questo modo si rendono chiare e motivate le ragioni dei no e le ragioni dei sì. Noi ci chiediamo di togliere il peso del perché hai detto sì a quello, perché hai detto no a quell'altro. Vai avanti. Gli esempi li avete visti all'Exea, ad esempio c'è la scuola di Giuliani. Serveli? Serveli? Nella via Roma? Siamo andati a vedere. Andamento demografico dei territori, dell'area sud. Mi amare l'hanno costruito, non c'è la scuola. Siamo andati a vedere i fabbisogni, appunto, territoriali, l'andamento demografico. La legge Gemini ci dice istituti comprensivi. Con quel privato ci relazioniamo per spostare il presso di Giuliani, magari dalle altre, dalle parti, di vedere da che punto. Trovo l'interesse del privato che realizza una sua opera e poi riceviamo una scuola. E l'avete visto, vai avanti. Ho finito, vi ringrazio per la pazienza, e sicuro che è uno sforzo chiedere anche a voi, mi rendo conto di uno sforzo. C'è un detto cinese molto bello: quando spira forte il vento del cambiamento, o tiri su un muro, quindi prova a resistere, o fai un mulino a vento. Noi oggi con il master plan strategico vogliamo fare un mulino a vento perché non possa rimanere.
Se adesso io ovviamente sono disponibile a tutte le domande, le osservazioni, mi dice anche il buffetto, ti riformulo. Quando spira forte dentro del cambiamento, lo tiri su un muro e lo fai il primo letto. Con il masterplan strategico noi facciamo il primo letto. Aspettiamo, come dice, si va, ci sono già, magari si sono risolti i nodi gli stessi. Adesso, come dire, è il momento del fegato, se ci sei su questa impostazione oppure se vuoi provare a fare altro che non è più, che è la crisi a uscire. Una domanda di un marito, però se non si è stella, lì ci sono progetti che forse privati. Ci sono alcune suggestioni progettuali privati che hanno elaborato la loro proposta in relazione alle coordinate del piano strategico, in relazione alle compatibilità urbanistiche. E per ora i vostri privati sono tre? No, io ho fatto vedere tre esempi. Cioè, ho fatto vedere 4-5 esempi, due dei lungomari, l'area sud della riva che è pronta, un'area nord dove ci sono degli interessi privati per fare il polo funzionale, l'area Xera, vi ho fatto scorrere l'alveo dell'Ausa, e anche lì ci sono privati. Adesso c'è un processo che apriamo, non è che facciamo l'elenco e diamo il numero di telefono. Quello adesso noi apriamo questo percorso, lo apriamo alla città perché... Ah, scusate, scusa Marco, ad esempio nel grande ambito stazione, che è il 9, adesso io ne ho fatti vedere qualcuno perché vi daremo anche, oltre alla segretaria, anche la matrice di Vittorio, nell'area della stazione le funzioni sono individuate dal piano strategico, ricontattamento della zona nord e della zona mare e delle fuori identitario, sono individuati i collegamenti, gli assi viari, eccetera, eccetera. Noi abbiamo l'idea, dentro queste coordinate progettuali, di lanciare, perché guardiamo il vicino di casa, un concorso internazionale. Un concorso internazionale sull'area della stazione, dentro le coordinate che ha piazzato il piano strategico. Ci apriamo al mondo. A Traianti ci sono già delle funzioni previste, che sono i servizi commerciali, personali, parti residenziali, è un'area tutta, è un'area di frattura, è un'area che va rimodificata, è un'area già costruita. Quindi quando usciamo da un po', anche come dire, al lungomare, ai prove, noi immaginiamo ad esempio un altro ambito di intervento, quello della stazione. Avanti. L'area della stazione, un bando internazionale, eccolo, dentro queste coordinate, le strade, la logistica, il collegamento, città, cuore identitario e città balneare, di immaginare un concorso internazionale, una procedura internazionale per attrarre progettualità e investitori. Grazie. Sono io.